Abbiamo completato tutte quante le sfide che la Venza aveva da proporci. Ora, tecnicamente, potrei ancora sfruttare l'allarme fusioni per fare qualche fusione e potenziare qualcuna delle mie persone. Il fatto è che ad ora in realtà di importanti non me ne servono più così tante. Ad esempio, mi rimarrebbe da potenziare Atena Picaro. Ma è un processo molto lungo, come potete vedere, le sue statistiche non sono delle migliori. Uguale Thanatos Picaro, nonostante le sue statistiche siano più avanti rispetto a quelle di Atena, ma questa persona l'ho creata più per volere personale più che per l'utilizzo in sé. Ad esempio, piuttosto che Thanatos Picaro, sono più propenso a potenziare Ashtur, che il suo attacco divino è più potente rispetto a Porta dell'Ade. In ogni caso, non siamo qui per fare questo ora. Anche se volendo potremmo, ma ehi, non importa. Il nostro obiettivo ora è scendere giù nel Memento, nelle sue profondità, dove avevamo trovato il Santo Graal. Sumire e Akechi qua non c'erano mai stati, giustamente, quindi per loro è la prima volta che vedono tutto ciò. E guarda un po', siamo già nella sala del Santo Graal, fortunatamente. Per fortuna non ci siamo dovuti rifare tutto quel percorso infinito. Sembra che Maruki effettivamente stia lavorando qui. Eccoci arrivati. Pa, pa, pa. Questa stanza. Il Santo Graal si trovava qui. Esatto, non potrei mai scordarmene, ma questo è tutto. Questi sono altri cavi, vero? Forse arrivano tutti dal Memento e si incontrano qui. In realtà è il contrario. Non si stanno riunendo nel Memento, si stanno spargendo. Questo è il punto di origine. Dopotutto, questo posto è il nucleo della coscienza comune. E per manipolare il Memento, la scelta migliore è iniziare proprio dal loro cuore. Quindi, da qui vuole raggiungere ogni angolo della civiltà. È una mossa così disperata da darmi la nausea. Ehi, guardate! Il cavo centrale mi ricorda qualcosa. È quello che trasmette tutti i dati dal palazzo di Maruki. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Dovremmo seguire questa traccia. Staremo a vedere. Pam, pam, pam. Ed è anche la prima volta che possiamo esplorarla effettivamente questa stanza, nonostante non ci sia nulla da vedere. L'unica cosa che possiamo fare è procedere in questa direzione. A quanto pare i Memento continuavano. Una nuova area è stata rivelata. Aggiornamento e informazioni per l'orientamento. Pam, 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 pam. Oh, ma guarda. Tutum, tutum, tutum. Wow, è tutto diverso qui. E quello cos'è? Ciao, sono venuto a prendere i fiori. Ehi, ottimo lavoro. Oh, Yose. Un momento, un ragazzino che guida. E a quanto pare conoscete già tutti. Ma esiste qualcuno che non conoscete? Qui c'è un fiore, ma il suo profumo è un po' diverso rispetto agli altri. Vediamo di cosa sa. Dai che me lo bevo. Ma quante cose strane stanno succedendo qua. Oh, non dovrei fare lo schizzinoso. Beh, credo che proseguirò. Fate lo stesso anche voi? Non ne sono sicuro. Capisco. Qualunque cosa decidiate di fare, fatemi sapere se trovate altri fiori. Vi ricompenserò profumatamente. Beh, ottimo lavoro. Che ragazzino bizzarro. Sarebbe ancora più bizzarro se il metaverso seguisse la logica del mondo reale. Fate attenzione se volete addentrarvi ancora più a fondo, ok? Le letture sono stranissime e rilevo anche delle ombre. Chissà perché la cosa non mi sorprende, Futaba. E allora si prosegue verso questi nuovi memento. Quanto sono contento di averlo fatto, Messia Picaro. Mi piace un sacco. L'idea di avere una persona che faccia tutti gli attacchi singoli piuttosto che una che li possa fare tutti. Anche se,
Perché io mi infogno con sto gioco? Perché finisco sempre così? Potrei... Ragazzi, potrei avere appena avuto un'idea su cambiare una persona. Lo so, chiamatemi stronzo, ma... potrei aver avuto un'idea. Devo vedere un attimo Satana. Devo vedere un attimo le sue statistiche. Allora, Satana riflette il ghiaccio, riflette l'oscurità e blocca la luce, ma quello è grazie a noi. Quindi non ha grandi resistenze. Stavo facendo questo calcolo perché volendo possiamo rendere Satana una persona come Messia Picaro. Mettegli fascino pagano e mettere a Satana tutti gli attacchi singoli, a Messia Picaro tutti gli attacchi multipli. Vi spiego la mia idea. Satana, come anche Satanael, possiede l'attacco unico divino, come vi avevo detto, che targetta solo un nemico alla volta, cosa che non possiamo trasferire a nessun altro se non appunto a Satana o a Satanael. E mi sta venendo l'idea di cambiare Satana per farlo. Sì, lo so, sono uno stronzo. Fatemi un attimo vedere altre persone invece che hanno grandi quantità di resistenze. Volendo c'è Lucifer, ma anche lì... beh, in realtà Lucifer è un'ottima scelta. A parte lo psichico e a parte il nucleare, Lucifer anche lui ha delle ottime resistenze. Il problema è che Lucifer non ha un attacco singolo, ma un attacco multiplo. Potrei lasciare Messia Picaro così e trasformare Lucifer. Ci devo pensare. Devo dire che comunque, e non so perché ne sto parlando adesso che siamo qui in Memento, gli scontri che abbiamo fatto DLC non mi sono dispiaciuti, nel senso, sono stati comunque interessanti, ma diciamo che non erano forti, cioè non era una sfida di mostrare la potenza, era una sfida di mostrare la tua tecnica, cioè nel senso, se non continui ad addormentarli, loro muoiono subito. Cioè io avrei potuto, volendo, ammazzare Yu, il secondo boss che abbiamo fatto, quello di Persona 4, con una manata di Dio, volendo. Non ci avrei messo nulla. Eppure il gioco, la sfida è proprio cercare di non farlo crepare subito, fargli la maggiore quantità di danno possibile nei turni che ti danno e soprattutto avere il punteggio che desideri per avere gli oggetti che desideri. Makoto, d'altronde, era molto più semplice sotto tutti e due i punti di vista. Lo potevi fare in molto meno tempo e aveva soprattutto un punteggio più basso da fare. Mi chiedo se incontreremo Yose durante la nostra discesa. Perché è vero che adesso non ho più fiori, ma prima di registrare questo episodio avevo 999 fiori come al solito e li ho spesi tutti quanti per avere più fiale del sonno possibili per fare lo scontro, giustamente. Non me ne servivano così tante, però visto che tanti fiori qua te li farmi come se nulla fosse, ho detto vabbè, li uso, le fiale del sonno prima o poi le userò. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo questo piano. È vero, bravo Morgana, mi ero dimenticato che avevamo anche un bersaglio nelle aree precedenti. Appena troviamo una banchina, torniamo indietro. Ehi, un demone del tesoro. Che cosa hai acchiappato? Un nemico raro. Allora, debole allo psichico? Allo psichico, al nucleare? Fungo atomico. No, guarda, allora, quasi quasi lascio appunto Messia Picaro attaccante singolo e metto qualcun altro attaccante multiplo. Però è difficile. È difficile perché se scelgo di fare attaccante multiplo con attacco divino, vuol dire che prendo 7 slot su 8. E quindi torniamo sempre alla solita domanda: tolgo signore della magia o abilità magica? Perché mi complico così tanto la vita? Non lo so. E questo chi è? Non mi ricordo. Guardate, deve essere Kuniko Kagami. Ah, la madre. Risvegliamole il cuore per la sua bambina. Va bene. Kuniko Kagami, sei la madre che non si prende cura come si deve di sua figlia, vero? Mia figlia? I ladri fantasma? Lo so, davvero. So che avete ragione, ma non posso. Vi prego, lasciatemi stare. Non merito di vivere.
C'è qualcosa di sbagliato in lei. È questo che succede quando le persone si lasciano andare. Non essere in grado di condurre una vita regolare al punto da nuocere alla sua salute. Mi ricordo che la richiesta parlava di una stanza sempre in condizioni disastrose. Quindi, oltre a sua figlia, trascurava anche se stessa? Mio padre e mia madre sono morti uno dopo l'altro. E poco dopo è morto anche mio marito. Tutti quelli che mi sostenevano sono morti. Non ho più ragioni di vivere. Non è vero, e tua figlia? La mia bambina. No, lasciatemi stare. Non mi serve l'aiuto di nessuno. Mia figlia sarebbe più felice se morisse insieme a me. Devo portarla con me. È sbagliato! Dobbiamo fermarla, Joker! Silenzio, silenzio, silenzio! State lontani! In cosa si trasformi, allora? Oh, ma non sei un problema. Non mi lasciate in pace! Comincerò a divorarvi! Allora, debole alla luce, chissà perché, non mi sorprende. Quindi, dove sei? Dove sei? Concentrazione! Passo di coraggio, così giusto per usarlo in realtà. Barriera magica! Sei cattivella, vedo. Sei una cattiva persona. Beccati questo Agidain. Barra il fatto che io l'abbia attaccata? Non lo so. Vabbè, in ogni caso, frecce splendenti! 2200 a colpo. Tu sei... cercare di aiutarmi. Noi siamo i ladri fantasma. Siamo venuti qui per salvarti. Quando i miei familiari hanno cominciato a morire, non sapevo che fare. Ho perso la voglia di fare qualsiasi cosa. Alcuni giorni nemmeno riuscivo ad alzarmi dal letto. Mi infastidiva persino mia figlia quando voleva parlarmi. Ho desiderato la sua morte. Come ho potuto pensare qualcosa di così orribile? Puoi ancora cambiare? Oh, hai ragione. Se non è troppo tardi. Ora voglio solo andare a casa ad abbracciarla. E inizierò a cambiare facendo tutto ciò che è in mio potere. Brava signora. Anello inferno spirale. Benissimo. Bene, possiamo andare. Ottimo lavoro, continuiamo a esplorare. Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? 2, d'accordo, qual è la prossima mossa, Joker? Proseguire. D'accordo, proseguiamo. Vediamo l'anello intanto. Anello inferno spirale Mamoudon. Ottimo. Non riesco a togliermi dalla testa quale persona dovrei fare con attacchi multipli. Perché mi infogno sempre in queste situazioni del cazzo? Volendo fare lo stronzo semplicista, potrei fare Izanagi no Okami Picaro e rendermi la vita semplicissima. Posso semplificarmi la vita ma in una maniera tranquillissima. Solo che mi scoccia avere 2 Izanagi. Mi scoccia avere più persone uguali. E voi potreste dire fanculo e io vi potrei rispondere avete ragione. Va bene, farò Izanagi no Okami. Ho scelto. Vuoi tornare indietro? Esatto. Il prossimo bersaglio è più avanti. Ecco, esatto. Vediamo cosa nascondono questi forzieri. Vediamo. Uno Fuda della forza. Ok, niente di eccezionale. E questo? Un Magatama maledetto. Già questo in realtà lo apprezzo molto di più, credetemi. Mi piacciono questi discorsi che fanno mentre sono sulla Mona Mobile. Che tra l'altro ho scoperto in realtà che ogni volta che Futaba ci fa vedere la mappa intera, noi possiamo già salire o scendere subito, immediatamente, quando ci fa vedere la mappa. Solo che così, uno non prende tutti i forzieri, 2 non prende i soldi uccidendo i nemici, e 3 in questo caso c'è Yose, quindi mi tocca andare da lui. Ecco qua Yose. Ehi, ottimo lavoro. Sembra che quest'area si sia formata piuttosto di recente. Non so ancora granché di questo posto, perciò credo che berrò qualche altro fiore. Vieni qua che ti bevo. Ah. Il gusto ha un che di... No, sono qui per i miei studi. Allora, vediamo. Non mi sembra che tu abbia nulla di nuovo. E infatti tutto ciò che avevi di buono l'ho già preso.
Beh, fa niente. Non mi servi allora. Ciao, Yose. Ed ecco qui la prima fermata. Ottimo. Abbiamo trovato una sala d'attesa. Facciamo una pausa? Sì, facciamo decisamente una pausa perché dobbiamo tornare indietro. Prima di tutto, entriamo nella stanza di velluto. Quale sarà la differenza fra questo Izanagi no Okami e l'altro? Ovviamente l'altro avrà altri 6 attacchi che sono tutti quanti fuoco, ghiaccio, elettrico, vento, psichico e nucleare. E avrà verità letali. Questo cosa comporta? Che non ci sarà 25, 50, 100% di danno extra, ma avrà comunque il creatore di paesi che gli darà comunque un boost di 100%. Non avremo il boost del critico e non avremo signore... No, signore della magia ce l'avremo, scherzavo, non avremo strenua resistenza, ma... Quello poca ci importa. Signore della magia invece lo lasceremo per forza di cose. Anche se, come ho detto, mi urta avere più persone uguali. Nel senso, se avessi squadra Asterius Picaro e Asterius, è un fattore mio personale, lo so. Prendetemi per pazzo, ma mi dà fastidio la cosa. È come avere in una squadra di Pokémon, per dire, che ne so, due Pikachu che fanno... Pressa poco la stessa cosa, mi darebbe fastidio. Come ho detto, la versione Picaro non è brutta, ma è tamarra e non mi piace così tanto rispetto all'altra. E tutti gli attacchi che sono qua, in realtà, nessuno di questi è quello che ci serve. A parte Signore della Magia. Signore della Magia ce lo prendiamo. Ed eccolo qui. Sono il primo dio, Izanagi no Okami Peak. Sarai la maschera del trickster e illuminerò il tuo cammino con raggi di pura luce. Sarai? Sarò. Tu, non io. E come potete vedere in questo momento, per come l'abbiamo creato, urlo di trionfo, potenza divino, amplifica divino, abilità magica, sarebbe già perfetto così da usare. Ma no, io sono stronzo e lo voglio creare in tutt'altro modo. Registriamolo insieme agli altri, così eventualmente non me lo devo mettere a rifare. E ora possiamo proseguire. L'altra richiesta invece, vediamo, partiamo dall'area 10 e vediamo dove si trova. Sento che il bersaglio in una zona precedente. Va bene, torniamo indietro. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo questo piano. Perfetto, vediamo dove si trova. Qui sulla destra ci sono due forzieri. Eccolo qua, chi sarà il nostro bersaglio? Scopriamolo. Pensare che un mese fa eravamo proprio qui nei Memento a cercare di fermare il falso dio. Eccolo, ecco Arihara. Tutte le donne vanno sottomesse, meglio stare attenti. Dobbiamo risvegliare il suo cuore a ogni costo. Va bene, meniamolo allora. Ah, voi dovete essere i ladri fantasma. Non ho fatto niente di male, è tutta colpa loro. Scommetto che dicono tutte cose tipo, sono così felice di servirlo, vero? Perché è quello che gli fai pensare. Andiamo, non parlarmi così, per favore. Wow, ho i brividi. Dunque è così che abbindoli le ragazze. Allora non sei solo un chiacchierone. Non puoi comprenderlo se non hai successo con le donne. Niente come il momento in cui le vedi la loro vita andare a pezzi. Le senti totalmente in tuo potere. Se vi metterete sulla mia strada non avrò pietà per voi, capito? Vieni allora, vieni e sfidaci. Stronzo. Guardalo qua, Griffiths. Griffiths dei poveri è arrivato. Le donne cadono ai miei piedi senza che io alzi un dito. Chissà chi sarà la prossima schiava. Lo sapevo che sarebbe successo. Ora osservate il mio talento. Non riesco a crederci. Era ovvio che sarebbe successo, ma hey, io non ho paura di te. Vediamo Izanagi no Okami quanto fa. Vai. Ok, in questo stato fa 700 a colpo. Niente di eccezionale, insomma. Debilitazione. Ci sarà... Coso. Akechi che pensa... Queste due sono proprio delle stupide. Wow, tutto qui quello che sai fare? Addirittura mancato? Bravissimo, ragazzi. Super energia, allora. Oh, bravissimo Akeji, che si è reso utile con consumire. Medidolan!
900. Kaugan. Brava ragazza. Cazzo, mi son fatto colpire. Come ho fatto a farmi colpire? Se avessimo avuto una squadra di tutti maschi non sarebbe successo nulla. Che cosa ho fatto? Ho ingannato e manipolato tutte quelle donne. Proprio così, innumerevoli vite sono andate distrutte a causa tua. Ti prego, liberale dal loro sogno. Non far diventare altre persone tuoi burattini. Hai ragione, devo restituirgli le loro vite. Così, semplice. Un uomo di poche parole. Bravo ragazzo, torna in te ora. Chissà se anche Haru sarebbe stata presa. Perché Haru ha l'abilità di far diminuire la possibilità di essere colpiti da alterazioni. Non mi aspettavo niente di meno da ladri fantasma. Che si fa ora? Vuoi continuare a esplorare? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Tornare indietro. Per oggi ci fermiamo qui? No. Non ho mai detto questo, Akechi. Allora, come ho detto, dobbiamo insegnare a Izanagi no Okami tutti quanti gli attacchi multipli elementari. Che volendo, in realtà, possiamo togliere anche verità letali da lui e mettergli abilità magica, così da avere solo gli attacchi questi qua elementali. Potrebbe essere un'idea, volendo. Ma che ne so, mi complico la vita per nulla io. Quindi direi, prendiamo Satana e proviamo a fargli mettere tutti gli attacchi elementali che ha. Potenza vento non ci serve. E basta, un'abilità sola. Che spreco, ragazzi. Potenziare anche questo Izanagi no Okami sarà un processo lungo e palloso. Ve lo devo dire perché finché sono gli attacchi singoli che ci sono le carte, va tutto bene. Finché sono gli attacchi multipli che devi continuare a trasportarli da una persona all'altra, beh, la cosa inizia a diventare molto molto complicata. Basta molto più lavoro dietro, ma che in realtà non volevo fare, ovvero insegnare a tutte le persone precedenti tutti gli attacchi elementali. Quindi ad esempio insegnare glaciazione, che ne so, a Lucifero, insegnare attacco psichico a qualche altra persona che era nella lista, e rendere tutto più semplice, magari tralasciando, che ne so, Dio del Tuono, per dirne una. E a proposito del Dio del Tuono, a questo punto, per insegnare sia lo psichico, sia il nucleare che il fulmine, prendiamo Odino dopo. Stavo pensando a chi prende per insegnargli gli attacchi elettrici e nucleare, e giustamente ho creato una persona che sia elettrica che nucleare io. Avverti il nostro bersaglio in quest'area, se tacciamo il piano. Ok, eccolo qui, siamo già arrivati. Chi sarà questa volta? Avverte il nostro bersaglio più avanti, vuoi entrare? Esatto. Eccolo lì, non so, forse è il fratello? Non ne sono sicuro, quello che vuole uccidere la sorella. Quindi quello è Nao Minamoto. Vuole morire perché ha ferito sua sorella, esatto. Non possiamo abbandonarlo. Ha davvero l'aspetto di una persona decisa a suicidarsi. Attento, Joker. Allora cerchiamo di non farlo suicidare. Ladri fantasma, siete venuti davvero? Bene, così non potrò nuocere mai più a mia sorella. Non siamo qui per ucciderti, ma per risvegliarti il cuore. Risvegliarmi il cuore? No, io voglio che mi uccidiate. Perché io la odio. Odio mia sorella per aver intralciato il mio modo di vivere. Se non fosse stato per lei, sarei potuto andare al liceo e all'università. Sarei potuto uscire con i miei amici, unirmi a un club, invece di lavorare sempre. Riflettici bene. C'è ancora una parte di te che vuole proteggerla, anche se devi sacrificare il tuo tempo, giusto? Sì, non dovrei pensare certe cose. Non è vero. Io voglio che abbia una vita diversa dalla mia. Voglio che lei sia davvero felice. No, la odio, odio il suo coraggio. No, non è vero, uccidetemi e basta. Voglio morire. Mamma, papà, perché mi avete abbandonato così? Perché? Perché non volete ascoltarmi? Vi ho detto di uccidermi. Attento, Joker, sta per attaccare. E chi sarà? Oh, Yoshitsune. Ha fatto il suo grande ritorno, eccolo di nuovo qui. I ladri fantasma non valgono niente se non ascoltano la mia richiesta. Chi pensa di poter influenzare negativamente mia sorella merita di scomparire. Vediamo. Sicuramente resisti al fuoco, però in realtà credo che non abbia resistenze o altro. Quindi, facciamoci una carica.
tu, signorina, passo di coraggio. Bisogna combattere il fuoco con il fuoco e gli Yoshitsune con gli Yoshitsune. Bene, abbiamo appena scoperto che lui blocca gli attacchi fisici. Ergo, allora ti sparo. Semplice. Debilitalo. E giusto per sicurezza facciamo anche una super energia. Metti caso che dopo voglio attaccarlo con un attacco magico. E ora, Joker, ti chiedo di sparargli in faccia. Ok, niente di eccezionale, ma ti ringrazio. E dove sei, Satanael? Dove sei, dove sei, dove sei? Eccoti qua. Centro perfetto. Io voglio capire come l'aggiunta del critico scali su tutti, perché passo di coraggio aumenta la chance di critico, ribellione aumenta la chance di critico. Ogni volta che li uso il critico non arriva mai. Benissimo, Kogan. Benissimo, riflette gli attacchi di luce. Beh, gli attacchi divini no invece. Persona! O poco. Quindi ho la paura che in realtà anche gli attacchi di fuoco ha resistito, ma va bene, non importa. Va bene, usiamo un altro attacco. Attacco di vento. 1543. Ok, che cosa ci manca? Il fulmine e il ghiaccio. Vabbè, sparagli in faccia, va. Sarà stato anche poco, ma è meglio di nulla. 38 di danno a colpo. Wow, che bravo che sei. Proviamo un Heigan. Ok, gli attacchi maledetti non gli resiste. Mancherebbe appunto solo il fuoco, ma lo so che lo blocchi e che non avevo nient'altro da farti fare. Polvere di diamanti. Ok, e non resiste al ghiaccio, così la prossima volta che tornerò lo saprò già. Oh, giusto. Sono che? Perché bloccano sempre quello che devono dire prima di dirlo? Oh. Stai bene, ti sei calmato. Deve essere stato difficile dire a te stesso che odi tua sorella. Già, non è qualcosa che mi sono detto. Eh? Mi rifiutavo di credere che una parte di me provasse quelle cose per mia sorella. E più mi rifiutavo, più grande diventava quel sentimento finché non si è trasformato in un mostro. Ma ora posso accettare quella parte di me stesso. Vuol dire che odi sul serio tua sorella. Sì, sono quelli i miei sentimenti. Ma anche è vero che le voglio bene. Entrambi i sentimenti sono autentici. Vuoi ancora farti uccidere? No. Se muoio adesso, la mia sorellina rimarrà tutta sola. Non posso permetterlo. Probabilmente non potrò più stare con mia sorella dopo averla ferita, ma sono felice di essere riuscito ad amare di nuovo mia sorella. Grazie, ladri fantasma. Stammi bene. Uno Fuda della forza. Certo che con i premi, i premi un po' vi, mamma mia, qualcosa di meglio no, eh? È andata bene, adesso cosa si fa? Esploriamo ancora. Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno, d'accordo, qual è la prossima mossa? Proseguire. Sì, proseguiamo un altro po'. La presenza del bersaglio è molto debole, molto più in profondità di qui. Ovviamente, sai che novità. Ed eccoci a un'altra area di sosta. A questo giro prendiamo Odino e proviamo a potenziare i Zanagi no Okami con Odino. Ed è fallita la prima. Ok, finalmente, dio del tuono e esplosione nucleare. Perfetto, alla seconda è andata bene. Ok, ora ci manca fuoco, vento e psichico. A chi è che ho insegnato il fuoco io? A nessuno. Il vento abbiamo detto appunto a Satana e lo psichico a Shiva. E ora proseguiamo. Ci manca solo un bersaglio e dobbiamo arrivare in cima a questa nuova parte del memento. Il grande ritorno di Crow. Avverte il nostro bersaglio in quest'area. Setacciamo questo piano. Ok. Ecco qua il nostro ultimo bersaglio. Purtroppo so già che questa non è l'ultima volta che verremo nei memento. Ma questo è l'ultimo bersaglio di oggi almeno. Eccoci qua. Ah, l'ombra di Asakura. Si comporta come se questo posto gli appartenesse.
È un produttore del mondo dell'intrattenimento che distrugge i sogni delle ragazzine, giusto? Non posso fargliela passare liscia. Io vado, non cercate di fermarmi. Nessuno vuole fermarti, tranquilla. Andiamo. Andiamo a menarlo allora. Ah, il ladro fantasma. Siete qui per chiedermi dei favori da produttore? Sì, come no? Che diavolo stai facendo a queste ragazze? Oh, avete capito male. Non le sto solo aiutando a valorizzarsi. Non capiscono che per sopravvivere in questa industria c'è un prezzo da pagare. Comunque voi ragazzi siete piuttosto famosi. Posso essere il vostro produttore. Se vi gestirò io diventerete il re del mondo dello spettacolo. Non essere stupido, saremo noi a gestire te. Non vi montate la testa, cosplayer dilettanti. Va bene, vi farò venire sulla lista nera. Vieni allora, vieni. Oh, ma guarda, quest'ombra ti si addice. Andiamo! Sei proprio una gran testa di cazzo. È palese che è questo, ragazzi. È inutile anche mentire. Ha appena schizzato. Ha fatto... Se volete che i vostri sogni si avverino, ma non avete il talento per farlo, non dovete fare altro che ascoltarmi. Beh, direi di no. Direi proprio di no. Vediamo se posso addormentarti. Stupido cazzone. Ovviamente no. E allora passo di coraggio. Critico a tutti quanti. Che cosa aumenti? Il tuo attacco. Oh piccolino, penso che avrà anche l'occasione di attaccare lui. Pensa anche di potercela fare. Super energia a tutti quanti. Aumentiamo l'attacco di tutti. E speriamo che vada bene alla prima. Proviamo. Frecce splendenti. Con una sola azione ti ho distrutto. E tu saresti un grande produttore, vero? Ma fammi piacere. Mi state dicendo che il modo in cui le gestisco le cose è sempre stato sbagliato. Arrivaci da solo. Penso di essermi sbagliato. Hai fatto quel che volevi e causato un sacco di danni. Come pensi di sistemare le cose? Chiederò scusa alle ragazze di cui mi sono occupato. Farò di tutto per mostrargli la mia sincerità. Sincerità? E come? Ci devo pensare, ma cercherò di farmi perdonare per tutti i miei sbagli, costi quel che costi. Molto spesso non danno una risposta vera e propria, però... almeno ci provano. Se sentirò altre cattive voci sul tuo conto, ti conviene prepararti al peggio, intesi? Non penso ti possa sentire, Anne. Penso sia già volato via. Dispiace. È andata bene, adesso che si fa? Esploriamo ancora? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Sì, proseguiamo un altro po'. E allora avanziamo. Eccoci arrivati finalmente. Eccoci qua. Ehi là, che succede qui? Che diavolo è questo posto? C'è un sacco di roba da computer. Questo è il centro di dati principale. Probabilmente è verso questa stanza che venivano mandati i dati del palazzo. Ehi, che cosa c'è su quello schermo? Diversi luoghi del memento. Credo che questo non riguardi la sorveglianza, ma più la ricerca dei bersagli. E perché? Pensaci. Anche se nella realtà di Maruki possono accadere avvenimenti innaturali di ogni genere, non vuol dire che i desideri di ogni essere umano siano già stati realizzati. Ottima osservazione. Se in questa realtà ogni desiderio fosse già stato esaudito, sul fansite non ci sarebbero richieste. Esatto. Esattamente. Pertanto, con questo sistema Maruki sta scegliendo dei bersagli per poi influenzarli individualmente. Probabilmente usando la stessa tecnica con cui ha fatto impazzire la persona di Violet quella volta. Cosa? Io? E quanto ricordo, dottor Maruki ha evocato questa specie di tentacoli e mi ha afferrato. Aspetta, non dirmi che... Non è la stessa cosa. Stai dicendo che questi cavi sparsi nel palazzo di Maruki e nel memento fanno parte delle sue tecniche?
Già, se si rivelasse corretta questa ipotesi spiegherebbe molto di ciò che abbiamo visto. Maruki ha esteso questi cavi nel proprio palazzo, facendoli giungere nelle profondità del memento, diffondendo la propria influenza dallo stesso luogo un tempo occupato dal Santo Graal. Così riesce a realizzare i desideri di chiunque riesca a trovare, dopo averlo fatto cadere nella sua rete. Sì. Bah, al diavolo! Già, le cose non rimarranno così ora che siamo qui. Ok, però io sono quella che deve hackerare per davvero. Ci penso io. Ciao. Accesso da soggetto della seduta confermato. Sospendere momentaneamente il flusso di dati di ricerca? Huh? Che dovrebbe significare? Beh, gli schermi mostrano parti del memento, giusto? Penso che possiamo fare qualcosa da qui. Vediamo di che si tratta. Suna. Giusto, mi piace come la pensi. Flusso dati di ricerca sospeso, riavvolgimento condotti. Per reiniziare la trasmissione dati... Sì, continua e chiudi il becco, non riattiveremo un bel niente. In questo modo saremo più vicini a poter fermare Maruki. Abbiamo solo sospeso la condivisione dei dati, fermare Maruki è un altro paio di maniche. Non credo che questo interferirà con i suoi effetti sul memento. Cosa? Allora che vantaggi ci porta la sospensione del flusso di dati? Stando all'output di questa console, ora tutti i cavi sono riavvolti, forse anche nei posti del palazzo in cui prima non potevamo accedere? Se non guardiamo non lo sapremo mai. Che ne dici di andare al palazzo? Sì, abbiamo fatto il possibile. Prossima missione, tornare al palazzo di Maruki. Quindi usciamo in automatico? Perfetto. E allora, si torna indietro.